È scattata questa mattina, all'alba, l'operazione denominata Pharma Lab, ad opera dei militari della Guardia di Finanza. Sgominata un'intera associazione specializzata nella ricettazione di farmaci rubati. Un gruppo criminale senza scrupoli che lucrava a discapito della salute dei malati commercializzando farmaci ormai inutilizzabili e pericolosi. 8 persone, tutte di origine campana, tra cui una donna addetta alla riscossione dei proventi, sono state arrestate, all'alba di oggi, dai militari del gruppo di Fiumicino e del nucleo di polizia tributaria di Napoli in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli Nord. Il sodalizio operante nelle province di Napoli, Caserta e Salerno, nonché nel nord-ovest dell'Italia, era specializzato nel ricettare ingenti quantitativi di farmaci provenienti da furti commessi su tutto il territorio nazionale, che venivano poi commercializzati nei circuiti ufficiali di vendita. Le indagini, iniziate a giugno del 2014, dopo un sequestro di farmaci operato dalle Fiamme Gialle all'interno di un deposito di Arzano in provincia di Napoli e l'arresto di un farmacista della provincia di Salerno, tuttora in carcere, sono state condotte anche con l'ausilio di intercettazioni telefoniche ed ambientali. Sequestrate oltre 53.000 confezioni di farmaci di vario genere e tipologia per un valore di circa 1.800.000 euro.